Buonasera dalla redazione del telegiornale di Canale 3. Abbiamo deciso questa sera di aprire facendo un ampio e approfondito servizio da Colle Valdelsa con Davide Taddei e Giulio Crocini, che sono stati sia ieri sera che stamattina a vedere la situazione dell'incendio divampato ieri verso le 18:30 a Colle Valdelsa, a San Marziale, in un'azienda di recupero e di riciclo di rottami. Ovviamente sono decine i mezzi al lavoro da oltre 24 ore e poi è stato diffuso un comunicato sia da parte del comune di Colle che quello di Monteriggioni. È stato lanciato un appello per tenere le finestre chiuse, visto che ieri si è sviluppato tantissimo fumo, e di non utilizzare per il consumo alimentare i prodotti, la frutta e la verdura dei campi e degli orti locali dove appunto potrebbe essere caduta della fuliggine, anche se sono stati fatti tutti i controlli dell'ARPAT. Ma adesso noi vediamo questo ampio servizio per capire cosa è successo e a che punto siamo con i lavori. Siamo a Gracciano, nel comune di Colle Valdelsa, dove martedì sera, nel tardo pomeriggio, si è sviluppato un incendio alla Ruggi Rottami. Un incendio partito probabilmente da un cortocircuito o qualcosa del genere, che all'inizio ha lasciato solo un filo di fumo nero e in poco tempo è divampato un incendio mostruoso che ha divorato tutti i depositi di rottami dell'azienda. Una nube di smog ha avvolto tutta la zona, dal nord di Siena. Il fumo si è sentito, l'odore della plastica bruciata, fino a San Miniato, Vico Alto, Acqua Calda, e andando verso nord è arrivato fino a Monteriggioni, Colle Valdelsa, Poggi Bonsi, perfino Certaldo. 35 chilometri di linea d'aria che sono stati completamente saturati dallo smog, che si è sentito forte per tutta la notte e anche nelle prime ore della giornata. Come vedete, adesso l'incendio è sotto controllo, ma per riuscire a spengerlo sarà necessario ancora molto lavoro. Si prevede che fino a domattina gli ultimi focolai continueranno a bruciare. In questo momento è tutto sotto controllo, l'incendio è stato, diciamo, contenuto, e restano da spengere i focolai che vedete qui dietro a me, che sono sotto la massa di ceneri e di materiale bruciato, e che quindi hanno bisogno di essere continuamente irrorati di acqua e pian piano spengerli tutti. Molto è stato l'allarme in queste ore per appunto la grande nube di smog che si è propagata in tutto questo territorio. Non ci sono ancora i dati ufficiali dell'ARPAT, ma si presume che non sia da considerare in tutto e per tutto una nube tossica, ovvero sia che possa portare dei problemi duraturi alla salute delle persone. Soltanto tanto disagio, tanta paura, e per fortuna però l'intervento pronto dei vigili del fuoco, che hanno lavorato ininterrottamente da ieri sera fino ad oggi, e anche fino a domattina lavoreranno con oltre 40 mezzi arrivati da tutta la zona, da tutta la provincia di Siena e di Firenze. Grazie al loro lavoro, finalmente questo incendio sarà domato e scongiurati tutti i rischi. Siamo dentro l'azienda Ruggi con Massimo Raffaelli, funzionario dei Vigili del Fuoco di Siena. Com'è andata? È stato un lavoro durissimo, immagino. Sì, è stato un incendio di notevoli dimensioni che ha coinvolto molti uomini e mezzi provenienti da varie parti della regione toscana, Firenze, Prato, poi abbiamo avuto Pisa e per complessivo circa 35-40 uomini che stanno tuttora lavorando. Ecco, ora è tutto sotto controllo. L'incendio è sotto controllo e si pensa che nel pomeriggio possiamo stimare quando avverrà il completo spegnimento. Ecco. Noi abbiamo parlato di nube di smog, per non dire tossica, ma si tratta di una nube tossica quella che ha avvolto tutta la zona? Allora, io questo non lo posso dire, spetta all'ARPAT stabilire se ciò è tossico o meno. Sono bruciati dei materiali che la ditta Ruggi tratta, la ditta Ruggi tratta materiali di riciclaggio e smaltimento auto, quindi sono bruciati parti di materiale che la ditta stava lavorando. Cioè, quindi plastica. Ecco. Materiali vari. Materiali vari.
Siamo con Paolo Rugi, il titolare dell'azienda. Come vi siete accorti che stava iniziando questo incendio terribile? Si è accorto solamente l'operatore che era lì al lavoro, stava triturando questi ingombranti, divani, materassi, solite cose che smaltiamo noi, e dalla macchina appunto che tritura è partito una scintilla o qualcosa insomma che ha fatto partire l'incendio, ecco. E lì si è propagato in una maniera talmente veloce che con il nostro antincendio non ce l'abbiamo fatta subito a spengerlo, purtroppo, e quando sono arrivati i vigili del fuoco era già abbastanza, con fiamme insomma abbastanza alte. I danni vedo sono molti, però per fortuna si è salvata la palazzina, mi pare. Sono molti, insomma, sono abbastanza, però ecco, perché la parte di qua, diciamo, della struttura della più importante, dove c'è dall'officina a tutti gli uffici, a tutti i capannoni dove noi teniamo i materiali, non sono stati colpiti per niente. C'è solo il primo capannone dove noi lavoriamo la carta, e quello ha subito qualche problema. Speriamo di no alle strutture, sicuramente sono bruciati i pannelli solari e la pressa del cartone appunto. Siamo con il vice sindaco del comune di Colle di Valdelsa, Ludovico Andreucci, che ha appena concluso il tavolo tecnico con tutti gli addetti dell'ARPAT e del comune per capire che cosa è successo e quali rischi ci sono. Ludovico, allora che cosa ci puoi dire? Sì, abbiamo scritto un comunicato stampa e verrà diffuso a brevissimo, e l'aspetto fondamentale è quello che l'intervento è rimasto circoscritto all'interno dell'azienda, quindi è stato contenuto, c'era materiale ingombrante selezionato e separato da materiali pericolosi, quindi l'aspetto fondamentale è quello che non sono stati coinvolti nell'incendio rifiuti classificati come pericolosi. Un'avvertenza è quella che l'odore non corrisponde al rischio. Altro aspetto è che l'eventuale e potenziale, appunto, si ipotizza che la ricaduta di ceneri è in un'area ben delimitata, che appunto daremo comunicazione di qual è l'area. Le avvertenze e le cose da fare assolutamente è che gli ortaggi e le frutte che sono stati gli alimenti prodotti appunto in quest'area delimitata da non consumare o comunque lavare a fondo in questa zona, che poi appunto è una zona che ancora dovremmo capire, comunque molto circoscritta. Sì, è circoscritta a quel territorio lì, comunque daremo diffusione dell'immagine. Per quello che riguarda l'acqua, quindi le vasche, depositi, pozzi aperti, contenitori invasi, svuotare o comunque non utilizzare quell'acqua nella zona delineata. Per quello che riguarda i pascoli, per i pascoli gli allevamenti, per appunto l'alimentazione degli animali con alimenti stoccati, comunque prodotti che sono stati mantenuti al chiuso, in via temporanea potenziale non far pascolare nell'area delimitata per una settimana fino a nuove comunicazioni. L'ultimo aspetto riguarda le api, si dispone che le arnie siano spostate a 3 km rispetto all'area delineata, lì rispetto all'area stata delineata. Comunque di Ludovico, ecco, dicevo, sono norme precauzionali. Queste sono tutte norme precauzionali che poi verranno disposte in un'ordinanza, ma ripeto, la situazione non è una situazione di pericolo, di gravità. È finito appunto ora il tavolo tecnico e queste sono le indicazioni che sono venute fuori. Comunque l'idea è quella di rassicurare, perché ripeto, l'intervento è stato circoscritto in quell'area lì, stato spento, ora continuano a lavorare naturalmente, però si sta rientrando tutto nell'ordine delle cose. Ecco, tanta paura, però come ci ha spiegato anche il titolare dell'azienda, sono stati bravissimi i vigili del fuoco di Senia di Poggibonsi, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio subito e quindi non si è spostato nelle zone pericolose, è così? Sì, sì, è così, è stato subito circoscritto, sono intervenuti, quindi ecco,
si è evitato il peggio, ripeto, l'incendio è rimasto circoscritto nell'area, poi ho già spiegato che cosa è bruciato sostanzialmente. Naturalmente monitoreranno chi di dovere, ASL, ARPAT, anche nei giorni successivi, però sostanzialmente si tratta di questo. E torniamo a parlare di palio, lo facciamo ricordando che domenica prossima, 8 luglio alle 19, ci sarà l'estrazione delle tre contrade che insieme a Leocorno, Pantera, Civetta, Drago, Tartuca, Nicchio e Giraffa prenderanno parte alla carriera del prossimo 16 agosto e ovviamente noi saremo in diretta con le nostre telecamere su Piazza del Campo per darvi l'immediatezza dell'estrazione delle contrade che andranno appunto a comporre il lotto del palio di mezz'agosto. E parlando proprio di palio, torniamo indietro di qualche giorno per vedere quanto nel dietro le quinte si sia lavorato per la sicurezza. Vediamo. Fatele 72 da mobile, portate 72 da mobile. Questa centrale operativa montata su un furgone ha le stesse potenzialità delle grandi centrali operative che sono allocate presso i comandi provinciali o presso le compagnie carabinieri, con la particolarità che costituisce un posto di comando avanzato in quanto può essere portata in prossimità dei luoghi dove si svolgono gli eventi. In genere è stata utilizzata, anche altri modelli oltre a questo, in occasione di terremoti o di calamità naturali. In questo caso la stiamo utilizzando per gestire i servizi dell'arma durante il palio di Siena di luglio 2018 e siamo in contatto con tutte le postazioni attorno a Piazza del Campo e anche negli anelli attorno a Piazza del Campo. Quindi servizi dell'arma territoriale, ma servizi anche dei reparti speciali come ad esempio le SOS, le squadre operative di supporto, che sono reparti addestrati antiterrorismo, tiratori scelti, artificieri antisabotaggio, cinofili ed altri reparti ancora. Da questa piccola centrale noi potremo anche collegarci con un elicottero in volo tramite questi monitor. Siamo cioè in grado eventualmente di poter ricevere delle immagini trasmesse dall'alto per poter osservare la situazione nel suo evolversi. Si tratta quindi di uno strumento molto flessibile che consente di avvicinare il centro decisionale al luogo dove si svolgono gli eventi che debbono essere gestiti. Questo mezzo è alimentato in caso di necessità con un gruppo elettrogeno, quindi può essere utilizzato per la sua rusticità, per la sua flessibilità anche in campagna, in luoghi dove si sia svolto un terremoto, dove ci sia un blackout elettrico o un blackout delle comunicazioni, in maniera da poter ripristinare i servizi dell'arma dei carabinieri in quelle situazioni di emergenza che sono evidentemente molto gravi, non una festa come in questo caso che pure deve essere gestita dal punto di vista dei servizi dell'arma, dei servizi di tutela svolti dall'arma dei carabinieri nell'ambito dell'ordine pubblico che è di competenza del questore. Abbiamo anche naturalmente collegamento con internet, quindi possiamo seguire in streaming le situazioni, in questo caso la diretta di Canale 3 ad esempio che già trasmette, quindi ci fornisce delle informazioni indirettamente che sono molto utili. E poi possiamo collegarci con qualunque applicativo che viaggi su internet. E abbiamo una pluralità di monitor, tre monitor più due computer portatili, a parte le comunicazioni radio. Portate Costarella da mobile.
E adesso una notizia di sport che riguarda il calcio, i bianconeri della Robur che a partire dal 12 luglio cominceranno le visite medico-sportive, poi dalla metà del mese di luglio saranno di nuovo in ritiro a Castel del Piano come lo scorso anno, dove sicuramente faranno alcune partite amichevoli, ma ci racconta tutto nel servizio Giuseppe Ingrosso. Passato il palio, i tifosi bianconeri possono tornare a seguire i passi della Robur che piano piano sta costruendo una nuova stagione, la quarta in Serie C e la terza della gestione Duilio Trani. In attesa delle prime operazioni ufficiali sono già state fissate le date del ritiro, prima le visite mediche e i test atletici al Franchi dal 12 al 14 luglio, poi sempre il 14 partenza nel pomeriggio per Castel del Piano dove come un anno fa si svolgerà la preparazione tra gli allenamenti allo stadio comunale e il pernottamento al Gran Hotel Impero Spa Resort. In queste due settimane probabilmente la squadra affronterà alcune amichevoli, l'anno scorso furono due con Neania e Gavorrano. Poi cominceranno i primi impegni ufficiali, il 29 luglio la Team Cup che negli ultimi tempi è stata giocata solo una volta col Messina, mentre dal 5 al 19 agosto classico triangolare della prima fase di Coppa Italia e poi dal 26 torna finalmente il campionato. Ancora non si sa bene con chi, anche se Gravina ha affermato di preferire la conferma dell'ultima suddivisione con la Robur nel girone nord-ovest assieme alle Liguri e alle Piemontesi. E adesso, prima di lasciarvi alle previsioni del tempo, vi ricordo che l'approfondimento del telegiornale di questa sera è tutto dedicato al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha trascorso un paio di giorni a Siena, è stato ospite lunedì 2 luglio di Palazzo Pubblico per assistere per la prima volta dal vivo, come ha raccontato, al palio. Ovviamente poi ha parlato di molte cose, tanti infatti giornalisti nazionali e stranieri che hanno voluto incontrarlo anche se per pochi minuti. Per noi l'ha intervistato Franco Masoni. La mattina successiva, il 3 di luglio, invece ha fatto visita all'azienda agricola di Suvignano nel comune di Monteroni d'Arbi, azienda che è stata sequestrata alla mafia tanti anni fa, e quindi abbiamo dedicato l'approfondimento proprio a questa visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e come sempre una buona serata su Canale 3, a domani. Salve, una buona serata. Le condizioni sinottiche attese per domani vedono ancora la presenza di un'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, un promontorio non particolarmente robusto che in effetti continua a favorire il transito di infiltrazioni di aria più fredda sul centro Europa, anche sul nord della nostra penisola, dove si mantengono condizioni di stabilità associate a locali precipitazioni e brevi temporali. Per quanto riguarda la giornata di domani, tuttavia, sulla nostra regione ci attendiamo un cielo prevalentemente poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino sulle zone settentrionali, nel pomeriggio locali addensamenti sui settori appenninici, ma non sono attese precipitazioni, i venti ancora deboli occidentali, mari poco mossi, in lieve aumento le temperature nel pomeriggio di domani sulle zone interne, le massime torneranno a raggiungere punte fino a 33 gradi. Per quanto riguarda la giornata di venerdì è atteso un rapido peggioramento, quindi una giornata con cielo più nuvoloso, qualche pioggia al mattino, locali rovesci e temporali sul nord-ovest. Nel pomeriggio le precipitazioni a carattere sparso interesseranno anche le rimanenti zone interne del territorio, andrà un po' meglio lungo la costa centro-meridionale. Rinforzo dei venti da sud-ovest, sono venti moderati con mari generalmente mossi, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature sono attese in deciso calo nei valori massimi, le punte venerdì si attesteranno intorno ai 28-29 gradi. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani con altri aggiornamenti.